passerà alla storia come l'edizione dell'aggregazione, la 1355esima Fiera di Santa Lucia di Piave, perché al di là dei 200.000 visitatori, delle numerose delegazioni straniere, della volontà di diventare internazionale, il vero tema è stato quello di unirsi per conquistare nuovi mercati. E i numeri li ha dati la Camera di Commercio, calcolando che 2 punti in più di export significano come minimo di 2 miliardi e mezzo di maggiore fatturato del territorio, con delle ricadute positive ovviamente, insomma, lo capisce anche la signora Maria, insomma. Ma bisogna arrivare a pregare questi sindaci, queste comunità, perché si mettono assieme? Ma io, guardi, sono disponibile a fare qualunque cosa, mi metto anche in ginocchio se vuole, purché lo facciano. Una fiera disposta a tutto pur di pensare alla grande e anche ad aprire la società. Dovrebbe entrarci la regione, la provincia, la Camera di Commercio, le categorie economiche, le banche, ma anche gli imprenditori singoli, i comuni, le amministrazioni comunali, tutti quanti assieme fare il sistema per internazionalizzare questo territorio. Al punto che potrebbe anche cambiare nome. Il nuovo ente potrebbe essere Treviso Fiere, che fa i suoi eventi a Santa Lucia, un comune della provincia di Treviso. Una fiera che può crescere non esita a minacciare anche lo Stato. Bisogna anche mettere a disposizione delle risorse su un progetto che è valido. Se abbiamo fatto questo noi, io qui paragone, abbiamo fatto tante lodi quest'anno all'Expo, che bravi, con chissà quali risorse. Ma se noi che abbiamo fatto questa fiera, stiamo facendo diventare internazionale con le risorse di un comune, cosa siamo? Dei mostri? No, è tutta la provincia di Treviso che sarebbe dei mostri.